Ciao raga, bentornati nella sala giochi, piccole pelle videoludiche della mia infanzia. Io ho saputo usare giochi quando ancora non c'erano le slot machine a romperci le palle, ma c'erano i cabinati con i suoi videogiochi, ci trasportavano in mille avventure, tutto a costo di 200 lire, ricordiamoci, 200 lire. Di cosa andiamo a parlare oggi? Un bel gioco targato Capcom. Siamo nel lontano 1988. Il gioco in questione è un gioco che ha fatto scuola, ha fatto storia. Parliamo di Forgotten Worlds. Forgotten Worlds, originariamente intitolato Lost World, in Giappone questo, è uno shoot 'em up a scorrimento laterale di Capcom, ovviamente. È noto per essere il primo titolo rilasciato da Capcom per il loro sistema CP, di cui poi un giorno parleremo. Il gioco ha richiesto 2 anni per essere sviluppato e un budget di produzione, sentite, di ben 5 milioni di dollari, pari al doppio circa del 2014, con la svalutazione e tutto il resto. Di che parliamo? La trama del gioco, situato in un lontano futuro, un malvagio dio noto come Imperatore Bios ha distrutto la maggior parte della Terra, trasformandola in un deserto desolato, noto come il Dust World. Due guerrieri superdotati, volevo dire supersoldati, se non chissà cosa pensate, sono stati creati dal popolo per sconfiggere Bios e gli 8 malvagi che lo servono. Noi ovviamente saremo uno di questi 2 guerrieri super non dotati, super. Il gameplay praticamente è come gli shoot 'em up a scorrimento orizzontale, no, quelli con la navicella, solo che possiamo anche dirigere il nostro sparo un po' in tutte le direzioni. Ma direi di andare a vederlo questo gioco, quindi se lo trovo prendiamo il nostro joypad di fiducia attaccato al nostro PC e andiamo a giocare a Forgotten World. Ci vediamo lì. Ed eccoci su Forgotten Worlds. Direi di inserire i nostri gettoni, 200 lire alla cassa, ragazzi. E poi start. E questo è il malvagio Bios. Did you find a guy? Ah no, parlano, scusate. Non dovrei parlarci sopra, va bene, ma... E ecco il nostro hero. Si può giocare anche, ovviamente anche in 2. Il gameplay, che si presenta abbastanza semplice alla vista, non è dei più semplici, perché in sala giochi, se non vado errato, in alcuni cabinati o in tutti, comunque quello che, con cui ho giocato io da piccolo, al posto del joystick vi era la trackball. Perché? Perché lui si direziona anche così, come potete vedere. In questo caso, usando il joystick, joypad, dio vescovo, della 360, ecco fatto, continuiamo. È ostico giocarci con il joypad della 360, perché con una levetta andate, fate gli spostamenti, mentre con l'altra girate il vostro campo di azione, cioè questo. E possiamo shoppare, eh? Cosa molto gradita a tanti di voi in questo periodo. Abbiamo 5700 coin con i quali potremo comprare un po' di robina. Io direi di... Vediamo un po', cos'è questo? Transport Speed Various. Io direi di prendere il doppio sparo. Questo, cosa a casaccio, come se non ci fosse un domani. Sai che è finito il tempo, non ho preso tutto quello che volevo prendere. Oh, bene. Uno sparo aggiuntivo che non fa mai male. Avrei potuto prendere anche la corazza, ma la corazza ti spara tipo 2 colpi e basta. Cioè, nel senso, faccio il tempo a metterla che... Ok. Voi dovreste vedere la mia mano in quelle condizioni, sta avversando per poter... qui ci vorrebbe una bella trackball per giocare decentemente a questo gioco. Come vi ho detto poc'anzi, un bel gioco del 1988.
che dopo che è uscito è stato, porca miseria, volevo prendere quel potenziamento, dopo che ha fatto scuola in sala giochi, dopo che ha fatto scuola nelle sale giochi, dicevo, è approdato sui sistemi di casa Sega, Master System, Mega Drive, Sega Game Gear. E rimoriamo. Sì, lo so, faccio schifo, tanto poi me lo scrivete nei commenti. Non ricordo se è uscito anche, ok, se è uscito anche per altri sistemi casalinghi. Questo non me lo ricordo. Ve l'andate a cercare da soli, eh? Oh, bene. Oh, sì. Noi dobbiamo colpire quell'occhietto di merda interno lì. Cosa che non riesco a fare. E stica. Dai. Oh, oh. Vabbè, mi sacrifico, eh. Perdo una vita, tanto non mi costa nulla. Ma se no, fino a dopo domani l'altro siamo qui. Che poi non è come boss di fine livello, non è neanche dei più impegnativi. È una rottura di coglioni che non lo si riesce a prendere, no? Questi cazzetti di merda. Oh, bene, guardiamo di non morire ora. No bonus, no bello, no bonus, no bravo. Tu non hai fatto bravo, quindi no bonus. Secondo livello, io ergo non l'ho letto, non mi ricordo, ma io ergo che essendoci 8 mini boss più il boss finale sono minimo 8 livelli. A rigor di logica 9, a meno che il boss finale non sia incorporato alla fine dell'ottavo livello, ma non credo. E facciamo un po' di bugaraia, di puzzo così. Perché ci sta bene. Morite tutti. Ma moriteci male proprio. Andiamo a shoppare. E shoppiamo. Weapon Fire Increase. Non si può prendere. Prendiamo un po' di questo. Un po' di questo. Un po' di questo. E questo che non so cosa sia. Informazioni. Ma sì, spendiamo l'ira di Dio. Ho preso cose a caso. Vediamo un po' che cosa alla fine che cosa. Oh, bene. E lui mi copre tutte le direzioni. Yeah. Ma se ecco, ma se facciamo così lui mi vomita. Secondo voi vomita? Yeah. Allora, sto registrando questo video la mattina del lunedì di Pasquetta. E sono ancora mezzo addormentato. Ditemi, ma Pasquetta non fai nulla, no. Purtroppo no. La mia ragazza lavora. Fuori è brutto tempo. E io me la svacco così ai videogiochi. Da bravo nerdone. Con questo nuovo michetto che abbiamo comprato, e vabbè, che abbiamo comprato nello shop, tutto risulta più semplice. Ora quel cazzo di Beo. Basta. Sono riuscito a morire anche con lo sparo. Di andare ancora un po' avanti. Allora, considerazioni sul gioco. A parte i colpi tosse, scusate. Allora, il gioco si presenta con un gameplay fluido e abbastanza rapido, cioè veloce, nei movimenti. I comandi rispondono benissimo. Quindi direi che i soldi che ci hanno speso sopra sono pienamente giustificati dal prodotto che poi ne è uscito. Lo
se riesco a direzionare da qualche parte. Sti cazzi, continua a dire. Insomma, sono riusciti a farne uscire un buon prodotto. È arrivato a questo punto, direi di tirare le nostre conclusioni. Allora, Forgotten World. Vi consiglio di giocarlo? Certo, avrete bisogno però di un minimo un joypad con due comandi, quindi conosci come quello della PlayStation o Xbox 360. Una trackball sarebbe meglio ancora. Un po' ostico all'inizio, dovete prenderci la mano per i comandi. Però gioco molto divertente, ovviamente sul touchscreen io non penso sia così fruibile. Sì, magari prendendoci la mano anche lì riuscite a giocarvi, ma vi consiglio un joypad fisico. Quindi, Forgotten World, cercatevelo, funziona su emulatore del MAME classico. Quindi pollice in su per Capcom, bravissimi. E a proposito di pollice in su, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, andate a vedere anche gli altri video, pagina Facebook, Google+, Twitter, tutto quello che vi pare. E come sempre, raga, stay tuned. Ciao, buona Pasqua, anche se non so quando uscirà questo video, sarà passato già da un bel po', comunque ve lo dico, ciao ciao.